Un viaggio incantato tra le sculture in acciaio e le superfici morbide dei quadri. Un equilibrio fatto di forme, tratti e colore. La mostra permanente di Carlo Mo riapre con un nuovo appuntamento, la natura e l'arte. Una selezione di opere che traccia il rapporto stretto tra l'artista pavese e la natura, dalle campagne della nostra provincia ai paesaggi onirici che richiamano l'Africa. L'idea nasce proprio dalla mostra permanente, che è davvero una compenetrazione tra arte e natura, una natura che a molti può sembrare un po' selvaggia, ma in realtà c'è un motivo perché è così intrattenuta, è voluto da Mo. Il percorso è sempre lo stesso, quello deciso da Carlo Mo e che non è mai stato deformato. E allora abbiamo fatto all'interno dell'officina, come nostro solito, abbiamo fatto una mostra di disegni, incisioni, piccole sculture sul tema di questo, dell'insieme tra arte e natura. Sì, c'è un po' di tutto, c'è l'Africa, c'è la campagna pavese, c'è il mare e poi c'è, come dici giustamente tu, una visione anche onirica della natura, che è anche molto interessante, che va dal disegno proprio preciso, molto realista, all'astrazione più totale. Il disegno simbolo dell'esposizione raffigura un uomo con il suo cavallo, in armonia nello spazio, sospesi in un viaggio senza tempo. La mostra è visitabile nella Casa Museo di Mo in via Mascherpa 2 a Pavia e rimarrà aperta fino al prossimo 16 luglio, esclusivamente su prenotazione. Quello che è interessante, anche nei disegni alcuni soprattutto, si vede lo studio delle superfici che ha sempre usato Mo nelle sue sculture, che spesso e volentieri lui prendeva dalla superficie dell'acqua, del mare dove è nato, del fiume su cui è abitato e anche tutti i dettagli della natura, alberi e così, comunque spesso e volentieri li si rivedono nelle sue sculture.